perché sennò mi sente. Quindi, per favore, sbrigati! Cioè, di cosa dobbiamo parlare di Babbo Natale? Allora, è giusto che te lo dico anche a te. Aurora, sulla letterina di Babbo Natale, appunto, ha chiesto un po' di giochi, ovvero non uno, non due, non tre, forse 4 o 5 giochi, adesso non ricordo bene. E so che tu sei molto contrario a questa cosa, perché di solito bisognerebbe riceverne solamente uno. Che cosa? Così tanti regali? Devo fare piano, altrimenti ero se... Ascoltami Laura, prendiamo, andiamo, facciamo finta di andare a parlare di lavoro fuori in bar e parliamo di questa cosa di Babbo Natale e di regali, perché deve ricevere un regalo, non di più, ma ne parliamo fra poco in bar. Mi lasci pulire un attimo? Sì, allora, vado a avvisare Aurora che noi dobbiamo andare al bar. Tu finisci velocemente, grazie. John, facciamo un albero. Sì, anche una rua. Un ecovalino. Sì, bravo. Dai, facciamolo. Anche il sole Ragazzi, Auri, John, vi devo dire una cosa molto importante, quindi dovete ascoltarmi. Ragazzi, io devo andare al bar a parlare di cose importantissime di lavoro di papà mai. Sono cose che voi non potete ascoltare, robe da grandi che neanche capite. Ok. Noi siamo qua tranquilli a giocare. È questa la cosa che mi preoccupa. Vi dobbiamo lasciare da soli per almeno 5-10 minuti. Va bene, dai. Sì, va bene, John, ma non dovete fare casino però. L'avete capito? Sì. Giocate tranquilli, giochi non pericolosi, mi raccomando. No, va bene. Mai, dai, muoviti che andiamo. Aurora, faremo una cosa che non abbiamo mai fatto. Cioè? Dopo vedrai. John, mi fai pupare. Tu fai tanti casini. No, non faccio casini. A me piace solo divertirmi. A modo mio. Non devo capire cosa mi fa male la pancia. Laura ha già spiegato tutto, ragazzi! John, vieni qua un attimo. Ascoltami. Io e te dobbiamo proprio parlare, allora. Okay. Lei è la mia bambina. Bravo, bravo, così mi piaci. Tu sei un extra? No. Bravo. E sei un teppi? Sta. Un bull? No. Sei catti? Va. No, questo non lo sai. Ok, mi raccomando. Se succede qualcosa da Aurora in questi 10 minuti che vado via di casa, io ti vengo a cercare e ti do un calcio nel culetto, hai capito? Ma sei tranquillo, dai! Ehi, non sto tranquillo, tu combini sempre un guaio. Una volta rubi, una volta bruci la casa, una volta questo. Manca solo che adesso vado via 10 minuti e mi vendi pure la casa. Devi stare tranquillo nella vita, capito? A me piace solo divertirmi. Ah, capito che ti piace divertirti? Anche a me piace divertirmi. Ma non è che sono come te, non è che do poco la casa, sì, l'ho fatto una volta. Non è che vendo la casa, sì, l'ho fatto una volta. Insomma, anche io mi diverto tanto, però in modo diverso. Tu sei peggio di me. Mi sembri me in miniatura. Laura, stanno discutendo come sempre. Sì, sì, guarda Aurora, io ormai non gli dico neanche più niente a papà. Tanto lui fa sempre quello che vuole, giusto? Facciamoci i cavoli nostri, io e te. Affari da uomini loro. Così, loro giocano insieme, noi giochiamo insieme. Sì, questo si potrebbe fare dopo che noi torniamo dal bar però, Aurora. Tanto Laura, avete detto che fate velocissimo. Sì, 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 giustissimo Aurora, allora mi hai ascoltato veramente quando ti ho parlato. Giusto una questione di 5-10 minuti, poi torniamo immediatamente da voi. Ragazzi, noi andiamo, mi raccomando. Io non mi fido di Dai, facciamo veloce Laura, che in questi qua ci siamo un po' con la casa. Aurora, facciamo un bellissimo gioco, andiamo a farci un bel tatuaggio. Sì, ho paura. No, giochiamo al parrucchiere. No, dai, andiamo a farci un bel tatuaggio, è bello. Parrucchiere. Dai, giochiamo un po' al parrucchiere e dopo andiamo a farci un tatuaggio, ci stai? Sì, andiamo però. Ok. Allora, ok, mi prendi la testa, prendiamo l'acqua, il sapone, grattiamo. Ok, però fai veloce, dai. Laviamo. Ok, adesso si mette. Sei pronto? Gli stendi la testa. E voilà! Sì, dai, carino. Secondo me ho fatto un bello lavoro. Sì, dai, io sto bene con tutto. Aurora, abbiamo fatto quello che volevi te. Adesso andiamo dal tatuatore e facciamo un bellissimo tatuaggio. Io non so come funziona, vabbè.
Te l'ho detto, Laura, ora che non c'è Aurora possiamo parlare. Secondo me sta pretendendo troppi giocattoli da Babbo Natale. Questo povero Cristiano non può fare tutti questi sacrifici per portargli 3 miliardi di giochi. Mike, però siamo venuti qua al bar proprio per parlare di questo argomento. È una bambina, è normale che voglia tutti questi giochi, come qualsiasi altro bimba o bimbo. Ma John, perché ti porti a fare questi tatuaggi? Perché una volta arrestati è tradizione farsi tatuaggi. Ah, ho capito! Perché non aspettiamo Mattia, così facciamo i tatuaggi tutti insieme. Auri, se sai che Mattia non farebbe mai un tatuaggio così, perché sai, Mattia è una femminuccia. Io sono un vero maschio e non è la mia prima volta che vengo arrestato. Perciò mi farò un bellissimo tatuaggio. Ma io un po' ho paura che mi fanno il tatuaggio, perché dicono che fanno tanto male. Aurora, fin quando io ci sarò, nessuno ti farà del male. Oh, che gentile sei, John. Li hai convinto, andiamo a fare subito questo tatuaggio. Dai, andiamo, su, felice. Io ti sto dicendo che è qualcosa di impossibile, se non possiamo fargli regalare... Oh, guarda che bello! Così tante cose. No, non va bene, non va bene, dobbiamo parlarne. Allora, adesso facciamo una cosa. Finisco di bermi il mio caffè, poi torniamo verso casa e diciamo Aurora, Babbo Natale quest'anno è povero, non può regalarti tutte queste cose. No, penso che così non possiamo dirglielo. Dobbiamo trovare un altro modo però, Laura. Deve scegliere, come tutti i bambini, un giocattolo solo da Babbo Natale. Ma in fondo ha scritto solamente 4 giochi, cosa vuoi che siano? E il castello, e la pista delle macchinine, e non mi ricordo neanche... Ah, i trucchi, aveva scelto i trucchi! Farò lasciare Mattia e Aurora! Auri, forse è là! Sì, John, però io ho tanta paura! Fidati di me, non ti farà male! Però lui... Hai detto che mi fa tante cose che non sono molto belle. Ma ci sono io. Aspetta. Dimmi, Aurora. Non mi hai detto che tatuaggio facciamo? Ti facciamo qualcosa di molto romantico. Scusa, cioè non sto capendo. Scriveremo il nome della persona che amiamo. Oh, wow, è una cosa bellissima. Però andiamo a farlo. Leoncini, vedrete cosa succederà adesso. Voi intanto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace per non perdere nessun video. Andiamo. Dimmi se è possibile. Non è possibile questa cosa, Laura. No. Deve cambiare. Deve scegliere uno solo, sai cosa? Prendiamo i colli, gli facciamo prendere i pennarelli perché costano meno. Dai, andiamo a casa, Laura, tardi. Sbrigiamoci, che poi abbiamo lasciato quei due a casa da soli e io non mi fido. Chissà cosa avranno combinato. Mi avranno dato fuoco alla casa. Ma mai, sono stati solamente 5 minuti a casa da soli. Cosa vuoi che abbiano combinato quei due? Siamo arrivati ai negozi di tatuaggi. E vai! Mi farò un bellissimo tatuaggio con la persona che amo! Scusa, non ho capito. Perché fai il tatuaggio con la persona che ami? Ho sbagliato. Volevo dire che mi farò il nome della persona che amo. Ah, ok. Non fare un fubo. Vieni. Come chiamo il tatuaggio? È chiuso! Stai tranquilla. Vedrai che apre. Grazie, arrivederci. Aia, che male. Aia. John, ti avevi detto che il tatuaggio non faceva male. Vabbè, vedrai che passa. Aurora, un mio amico mi aveva detto che non faceva male. Invece fa male anche a me. Vabbè, andiamo a casa. Ci mettiamo un po' di crema e passa. Non ancora, perché se non rimane papà male. Sì, andiamo. Mi raccomando, non vogliamo dire niente a papà e alla Laura. Siamo in silenzio. Sì, io non dirò niente a papà Mike, io ho paura di lui. Non ti preoccupare, Mike, siamo appena arrivati a casa. Quindi prendi Aurora, ti siedi sul divano e
ci parli e gli spieghi un attimino la situazione. Ho capito, però ogni volta le cose brutte devo farle sempre io. Non è giusto, Laura, non vuoi fare tu la cattiva per una volta? Sai come funziona? Poliziotto buono, poliziotto cattivo. Io sono sempre il cattivo, perché devo dire io ad Aurora che non può chiedere 890 milioni, miliardi di regali a Babbo Natale, ma dovrebbe chiederne solo uno, un po' come fanno tutti i bambini. E voi, leoncini? Quanti regali avete chiesto a Babbo Natale? Fatecelo sapere scrivendolo qua sotto nei commenti. Però prima, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate tantissimi mi piace e attivate anche la campanellina, così vi arriva la notifica quando arriva il video. E insomma, Mike, hai finito di parlare? Oh, andiamo a casa! E comunque Aurora riceverebbe solamente 4 regali. E come ogni bambino, dai Mike, sempre che brontoli però, andiamo! Io sempre brontolo, lei che è tutto... Nessuno dice mai niente. Andiamo in camera a metterci la crema. Gio, vieni qua, che ti metto la crema sul tatuaggio. Ok, arrivo. Però fai piano, Aurora. Stai tranquillo, John. Oh, Aurora! Ma, John, perché hai scritto sulla tua schiena il mio nome? Perché te sei la mia migliore amica. John, senti che buon odore. Che buono. Ora tocca a me. Mi raccomando, non farmi male. Sì, sì, ora ti senti. Ho tanto paura io. Wow, è venuto proprio bello. È venuta bene la scritta Mattia? È venuta proprio bene la scritta Mattia. In realtà ho fatto scrivere il mio nome. Quando Mattia vedrà il mio nome scritto sulla schiena di Aurora, si arrabbierà tantissimo e loro due si lasceranno. Quindi io potrò sposarmi Aurora. Che cosa, già non ho capito. No, Aurora, tranquilla. Ora ti metto la crema. Va bene così, Auri? Aia, fai più piano. Ok, va bene, faccio più piano. Va bene così? Sì. Ragazzi, siamo tornati a casa. Hai visto, Mike? Non hanno combinato assolutamente niente. E la casa è ancora intatta. Ma che casino, dove sono finiti quei due? Fammi andare a vedere. Io non mi fido molto di quei due. L'albero è intatto, sì. Guarda, guarda. Hai visto? Guarda cosa hanno fatto. Attendi, chiudo pure la porta, che mi fa. Oh, questa è intatta, non l'hanno fatto. Guarda che casino che hanno fatto. Mi sembra strano che hanno fatto solo questo. Di solito Joan combina sempre qualcosa. Fammi controllare anche a me dove è finito. Joan, dove sei? Oh, ciao, Babu. Come va? Ciao Laura, bene, mi sono appena svegliato. Ma dove sono gli altri due? Oh, non lo so. Fammi andare a vedere in camera di Aurora. Ciao Mauri, come va? Bene. Tutto a posto? Aia, aia. Ma che cosa ti ho fatto adesso? Boh. No Laura, ho un pochino male in schiena. Ma scusa, com'è possibile? Prima che io uscissi di casa non ce l'avevi questo super mal di schiena! E ora che sono rientrata, non posso neanche toccartela! Laura, sto vecchiando! Auri, dov'è Joan? Boh, non lo so! Forse sarà in bagno. Joan, sei in bagno? Sì, Mike, dammi 5 minuti, sono in bagno! Devo fare una cosa importante! Vedi di muoverti, perché io non mi fido! Sta pensando se ho lasciato qualcosa di molto prezioso in bagno. Quel teppista me lo ruba sicuramente. Sapete cosa faccio? Io conto fino a 3 e poi entro. 1 2. Wow, è venuta bellissima la scritta Auri. 3. Ehi, Joan, cosa stai facendo? Scusami. Mi sono fatto un tatuaggio per la mia ragazza. Che cosa? Ma c'è scritto Auri? Aurora, la mia Aurora, ti sei fatto un tatuaggio scrivendo il nome della mia bambina! Sì, perché io sono forte! Ma che sei forte? Tu sei solo impazzita la testa! Ma non puoi farti un tatuaggio, sei giovane, sei piccolo ancora! Guardate che roba! Sei tutto rosso poi, penso ti stia facendo infezione! Però è venuto bene! Ma che bene bene! Guarda, quello di Aurora è uscito meglio!
Cosa? Aurora si è fatta un tatuaggio! Sì. Con te! Sì. Aurora, vieni qua! Aurora! Cosa hai fatto? Perché il papà è arrabbiato così tanto con te? Non lo so. Sei sicura che non stai nascondendo niente? No, papà, non toccarmi. Non toccarmi. Ho visto quello che si è fatto Joan. E non ridere, girati. Aurora, spero per te che non l'hai fatto. Ah, papà, piano, fa male. Che cosa, guardate! Anche Aurora ha un tatuaggio. Aurora, ma sei impazzita? Ti sei scritta Joan sulla schiena. Cosa, papà? Cosa hai detto? Che ti sei scritta Joan sulla schiena, perché? No, ti sono scritta Mattia. No, Aurora, ti sei scritta Joan, l'hanno visto anche io un giro. Mattia, ti ho detto. Aurora, sai cos'è successo? Joan ti ha fregato. Come l'ha fregato, papà? Joan! Aurora, ti ha imbrogliato, ti ha fatto scrivere il suo nome, non quello del tuo fidanzato. Oh oh, mi sa che Aurora si è accorta che io gli ho fatto scrivere il mio nome, non quello di Mattia. Devo scappare, mi sa che si è arrabbiato tantissimo. Vieni qua. È scappato Joan. Al di là di Joan, Aurora, hai sbagliato qualcosa, hai fatto qualcosa di sbagliato oggi. Sì. Cosa hai fatto? Ho fatto un tatuaggio. Leoncini, voi che ci guardate da casa, non dovete assolutamente fare una cosa del genere, soprattutto senza dirlo ai genitori. I genitori devono essere d'accordo. E sì, e anche perché siete tanto piccolini e di solito un tatuaggio si fa quando si è grandi. Quindi Aurora, mi raccomando, mai più una cosa del genere. Diglielo anche a casa che hai sbagliato. Ho sbagliato. Non lo farai più, vero? Per fortuna era uno di quei tatuaggi che verrà via fra 2 o 3 settimane, perché il tatuatore è stato bravo. Sì, ma altrimenti era grave la cosa. Però appena prendiamo Joan, quindi Joan, se stai guardando questo video, se io vengo da te ti prendo, ti faccio da una lezione di vita che nemmeno capisce, capito? E in più dobbiamo pure mandare all'asilo con questo tatuaggio. No, li mettiamo tutti i cerotti, non ti preoccupare. Ah, diciamo che ti sei fatta male, vabbè, non importa. Leoncini, ascoltate sempre i vostri genitori. Attivate la campanellina e non perdete nessun video. Mettete tantissimi mi piace! E soprattutto iscrivetevi al nostro canale! Ora vado a fare i compiti, perché sennò papà si arrabbia. Papà è già arrabbiato. Leoncini, aiutatemi ad escogitare un piano per fargliela pagare a Joan. Non devo farmi vedere, perché questa volta l'ho combinata grossa.